Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Inter Venezia finisce 2-1 con gol di Dzeko al 90esimo. Vittoria non importante, importantissima. Ovvio che tutte le vittorie sono importanti e praticamente ogni video lo inizio dicendo che è sicuramente una vittoria importante. Però qui era importante dal punto di vista delle avversarie che partite avevano, perché Lazio-Atalanta si scontravano tra loro, Milan-Juve si scontravano tra loro, quindi era importantissimo vincere e mantenere il passo, diciamo così, delle avversarie, cercare di allontanarsi il più possibile, anche perché Napoli probabilmente 3 punti li farà, quindi devi tenere il distacco anche dalla squadra partenopea. Per il resto una prestazione un po' deludente, diciamo, dell'Inter, non dal punto di vista del risultato sicuramente, dal punto di vista del gioco e dal punto di vista di approccio alla partita, anche perché non siamo partiti bene. Il Venezia è passato in vantaggio dopo una ventina di minuti su un colpo di testa di Henry. Handanovic ha francamente stancato, perché non puoi prendere un gol su un tiro centrale poco sopra la tua posizione. Cioè, non sono un portiere, quindi non so quanto fosse difficile quella parata. Ma vedendola da fuori cioè, si può parare, secondo me si può parare, e sicuramente la dormita di Skriniar non aiuta, soprattutto colpa di Skriniar, cioè direi di quel gol 60% colpa di Skriniar, 40% colpa di Handanovic. Anche chi ha fatto crossare Ampadu tranquillamente, anche quella è una colpa, però comunque non, cioè, Handanovic non è più una garanzia, non. Speriamo veramente. Onana dovrebbe aver già firmato, perché in una squadra che vuole competere per alti livelli italiani, sicuramente europei, non può adesso, ora come ora, andare con Handanovic in porta, perché Liverpool, se imbrocca la serata, te ne fa 4, perché non fa un tiro in porta solo il Liverpool. Il Venezia ne ha fatto uno, anzi due, anche un altro con Okereke, però lì hanno Salah, Mané e Firmino, cioè non è che hanno Okereke, quindi se devi andare a giocare con Liverpool non puoi andare pensando che ogni tiro in porta che prendi è un gol, assolutamente. E il portiere deve impedire proprio questo, perché a questo punto giochiamo senza portiere e già lo sappiamo. Le altre partite, bene o male, a parte qualche eccezione, è stata la difesa che comunque ha retto, e in qualche partita che magari non ha retto bene, Handanovic ha risposto presente. Quindi è stata una combinazione tra le due, ma io direi più merito alla difesa che Handanovic. Le partite in cui ci ha veramente salvato questa stagione ne ho contate due, forse. E niente, in generale, poi per il resto, anche i giocatori in sé per sé in campo non hanno fatto bene, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo riusciti a pareggiarla. Per chiunque dica che è un episodio dubbio, ragazzi, allora innanzitutto il VAR non può intervenire, anche se fosse stato fallo, e per me quello non è fallo, perché Dzeko non fa nulla per andare addosso al giocatore, ma il giocatore con la testa va addosso a Dzeko. Quindi c'è una botta sicuramente che prende Modolo, ma Dzeko non fa nulla per allargare il braccio, è Modolo che gli va addosso. E seconda cosa, se il Venezia riconquista il possesso e ci ridà il pallone, il VAR non può intervenire. Non è colpa nostra se il Ceccaroni ha deciso di ridarci il pallone. Che cosa dobbiamo fare? Se rinviando la palla ci ridà il pallone, il possesso ormai era loro. È lui che ce l'ha ridata poi e abbiamo continuato l'azione. Quindi è una diversa azione rispetto a quella che era iniziata col colpo di testa di Dzeko. Quindi a prescindere non c'è nulla, nulla che fa sì che possa essere annullato l'1-1. E comunque riusciamo a riprendere questa partita. Il Venezia si difende in 10, ovviamente non è che poteva fare molto, non è che mi aspettavo che ci affrontasse a viso aperto, anche se Zanetti ha sempre approcciato le partite andando a viso aperto, non è difficile che vada a nascondersi in 10, forse l'ultima mezz'ora con le big, però è difficile che approccia una partita andando tutto dietro. Forse anche questa mancanza di Zanetti, che non stava in panchina, non ha aiutato il Venezia da questo punto di vista. E per il resto, appunto, l'Inter non gioca bene il primo tempo. Abbiamo creato qualche occasione dopo l'1-0, ce la siamo mangiata. Poi arriva questo 1-1 di Barella su un cross di Darmian, tiro al volo di Perisic, gran parata di Lazzarini. Per fortuna la palla poi termina sui piedi di Barella, che riesce a segnare praticamente a porta sguarnita. Primo gol, mi pare, in campionato di Barella, credo, e sono contento per lui.
e se lo merita perché è uno che 4-5 gol a stagione te li fa. E poi inizio secondo tempo, ragazzi, abbiamo passato tutto nell'area loro il secondo tempo praticamente. Quindi non è che voglio dare tanto colpa alla squadra perché so che è difficile trovare spazi in queste situazioni. Però si può fare di meglio. Con altre squadre chiuse siamo stati più fluidi. Questo era un Venezia comunque anche con qualche assenza, forse anche per quello erano più motivati. Però comunque no, puoi fare di più sicuramente. Dzeko si divora un gol che non ho capito perché non è stato dato rigore lì, perché la palla non era uscita. Colpo di testa di De Vrij sulla respinta del portiere, ci piomba Dzeko che la palla finisce alta sopra la traversa, il portiere lo trancia in due di netto. Non capisco perché nemmeno è stato riguardato al VAR. Ecco, quello non ho capito perché non è stato riguardato. E l'arbitro ha, diciamo, fischiato falli a senso unico perché ha ammonito tre dei nostri giocatori. Per ammonire Caldara ci è voluto un fallo da dietro all'80esimo, al limite dell'area di rigore. E niente, quindi l'arbitro non mi è piaciuto tanto. E comunque, poi nel secondo tempo spingiamo, appunto ci divoriamo questa occasione con Dzeko. Poi per il resto, un colpo di testa di Dzeko sempre sul lancio di Calhanoglu, qualche altra spizzata di testa e cose così. Non è che incidiamo tanto, non è che ci siamo mangiati 200 gol. I tiri li abbiamo fatti, però potevamo fare di più. E alla fine, per fortuna, arriva una gran corsa di Dumfries che se lo merita, sto ragazzo. Fa un gran cross, spizzata di testa di Dzeko all'angolino al 90esimo e ci dai 3 punti. Ma comunque, gran partita dal punto di vista difensivo del Venezia che ha tenuto a botta. E se si fosse portata a casa un punto, sicuramente non sarebbe stato tanto rubato. Avremmo meritato la vittoria, l'abbiamo meritata, però non così tanto da poter dire ok, sì, dovevamo vincere. Quindi è importante dirlo questo. E per il resto, appunto, Handanovic credo di aver detto abbastanza su quello che ha combinato, non è più possibile, cioè, fare così. Skriniar, De Vrij, Bastoni un po' magari sovrappensiero perché è diventato papà ieri, quindi ci può stare che stava un po' con la testa tra le nuvole. E Skriniar bene, De Vrij pure discretamente, anche se si è fatto ammonire Okereke e Henry non l'ha visto, cioè diciamo non gli ha fatto vedere il pallone, gran partita di questo Henry. A centrocampo Darmian non mi è piaciuto, sono sincero, nonostante sia un giocatore che gioca il suo 6 lo piglia sempre, 6, 6 e mezzo lo prende sempre, però non mi è piaciuto, non ha fatto una gran partita. Perisic, d'altro canto, un primo tempo, diciamo i primi 60 minuti male, poi si è acceso, e il centrocampo Brozzo, stavamo tutti in tensione perché era diffidato e avevamo paura che potesse saltare il derby. Per fortuna non è stato così, non ha giocato nemmeno male, quindi bene. Calhanoglu più o meno uguale a Perisic, primo tempo male, non mi è piaciuto tanto, secondo tempo molto bene, cioè prorompente in molte situazioni. E Barella, vabbè, ha segnato e ha fatto la sua solita gran prestazione, quindi rischia sempre troppo la giocata, cerca sempre di fare la cosa più difficile. Molte volte gli va bene, per fortuna perché è forte, però delle volte rischia e quindi speriamo che migliori da questo punto di vista. E l'attacco, Lautaro purtroppo non ha avuto tante palle gol, con la difesa così chiusa non era semplice, quindi non mi sento di addossargli tanto la colpa. Dzeko fino al 90esimo era da 5 probabilmente, a parte per far salire la squadra, quello il compito lo fa benissimo, il problema è dentro l'area che non riesce a fare gol, invece oggi ci è riuscito, ha fatto un gol importante, l'avevo detto nei precedenti video che probabilmente questo gol se lo stava tenendo per un gol veramente importante. Alla fine, infatti, è stato così per fortuna. Speriamo che al derby con Napoli e tutta questa sfizza di partite difficilissime che avremo, faccia altri gol. E quelli che sono entrati comunque sono entrati bene. Vidal mi è piaciuto, Sanchez più o meno tocca sempre troppe volte il pallone. Dumfries ha fatto l'assist. Fino a quel momento anonimo, pure Dumfries non aveva toccato tanti palloni, però ha trovato la corsa giusta, il cross giusto. E ha fatto l'assist che ci ha concesso questi 3 punti, e sono i 3 punti che proprio grandiosi, visto che adesso sarà difficile vincere tutte le partite. Ci riusciremo, sarà una gran prova di forza. Però derby, Napoli, Roma in Coppa Italia e Liverpool, sì, è Liverpool, Sassuolo e Liverpool, quindi sarà molto difficile riuscire a vincere tutte, però è giusto provarci. Un saluto da Winterfest, ci vediamo alla prossima tra 2 settimane e sempre Forza Inter.